Ciao a tutti, oggi video prodotti finiti, non perdiamoci dunque in chiacchiere visto che sappiamo essere uno dei video più lunghi in assoluto. Allora, togliamoci subito questa che è la mia tinta per capelli, Natural and Easy di Testa Nera. Questo è il colore 560, castano chiaro naturale. È la tinta che io faccio sempre, l'alterno questa al kit per la ricrescita, quindi faccio un mese la tinta e un mese il kit ricrescita. E come sapete bene, infatti non mi dilungo ora, io mi ci trovo benissimo sotto tutti i punti di vista, prendo sempre questa, mi piace moltissimo, non mi dilungo ora perché ve ne ho già parlato molto. E poi ho in mente di farvi la mia hair care routine, lo dico da tanto, ma come vedrete anche oggi mi sono dedicata a terminare anche dei fondini di prodotti che avevo. La sto studiando al meglio ora, proprio la mia hair care routine, quindi ve ne parlerò fra un po' quando avrò qualcosa di consistente da raccontarvi. Quindi questa finita, già ricomprata, mi piace tantissimo. Restando sui capelli, ho terminato anche questo balsamo, ve ne ho già parlato tantissimo di questa linea, avete già visto anche terminato lo shampoo in abbinato. Questo si chiama Treasure Oil, 5 Luxury Oils, è dell'azienda Kai Pro, è un brand professionale che io ho trovato in un negozio per parrucchieri. Si tratta in questo caso di 350 ml di prodotto. Conditioner, idratazione e lucentezza, capelli secchi, aridi, disidratati. Questo è il balsamo per me in assoluto. Insieme allo shampoo mi è piaciuto tantissimo, ma devo dire che anche il balsamo da solo, usato con altri shampoo, perché comunque lo shampoo l'ho terminato prima, ha fatto ottimamente il suo dovere. È perfetto per chi appunto ha i capelli secchi, disidratati e trattati, perché va a donare veramente tanta idratazione, morbidezza, lucentezza senza appesantire minimamente i capelli. Ha un'ottima profumazione, mi sono trovata benissimo, se mi ricapiterà lo riacquisterò senz'altro. Mi sono piaciuti anche molto questi due prodotti di Mades Cosmetics. Il balsamo l'avevo già utilizzato una volta, mi era stato omaggiato dall'azienda, ho avuto la possibilità di provare anche lo shampoo e di nuovo il balsamo, quindi usarli in combinazione. Anche questa è una linea professionale, si tratta della linea Restore Strength. È una formula riparatrice, diciamo, per i capelli, una formula che va a rinforzare anche qui i capelli danneggiati e così via. Mades Cosmetics è un'azienda olandese, a Brescia al suo store. Alcune linee vengono vendute anche nelle profumerie Marianneau. Io con questi prodotti mi trovo veramente molto bene, devo dire, più col balsamo che con lo shampoo, semplicemente perché si tratta di prodotti molto ben formulati, non si tratta di prodotti naturali né tantomeno biologici, ma comunque hanno formulazioni, almeno in questo caso, non aggressive, non presentano tensioattivi ad esempio, per cui lo shampoo ha quella tipica texture, consistenza nel lavaggio degli shampoo che non fanno tantissima schiuma, un po' ne fa ma non in maniera eccessiva, quindi l'effetto mentre lavate i capelli può essere quello di sentirli vagamente legnosi, non come quando utilizzate uno shampoo bio, comunque un po' meno, ma la sensazione può essere quella. Rimane che il prodotto lava benissimo i capelli e li lascia molto leggeri. Il balsamo è meraviglioso, anche qui li lascia leggeri ma li nutre, e effettivamente io noto, quando ho notato, quando ho usato questi prodotti specialmente insieme, non tanto un effetto anticaduta, no, ma non sono specifici come anticaduta, quanto proprio un aspetto di capelli texturizzati, consistenti, sani alla vista e al tatto. Queste sono confezioni in vendita, ma sono piccole, nel senso che si tratta di quanti ml di prodotto?
non lo trovo, 75 ml di prodotto, però ci sono anche le confezioni grandi in vendita e vorrò provarle. Hanno una profumazione, tra l'altro, che è qualcosa di veramente, veramente divino. Altro prodotto capelli terminato, su questa non mi dilungo affatto, è una maschera di Glenova, era un'azienda made in Italy, si tratta della maschera capelli rigenerante con olio di mandorle dolci, senza parabeni. Questa era una linea per capelli che faceva varie tipologie di maschere, compresa questa, sto sgocciolando tutto, 500 ml di prodotto per un euro al mercato, prodotti ben formulati, io con questa mi sono trovata benissimo, la trovavo più un ottimo balsamo che una maschera particolarmente nutriente, ma mi è piaciuta molto. Dico che non mi dilungo perché Glenova ha chiuso, non so se in qualche mercato e così via potreste trovare anche ancora dei prodotti, però ecco, è inutile dilungarsi troppo perché purtroppo, dico purtroppo perché era una, secondo me un'azienda che faceva prodotti veramente di qualità e a basso prezzo, ma purtroppo non ci saranno più in commercio. Allora, procediamo, corpo. Ho terminato questa crema corpo, crema fluida body lotion all'olio di argana di Leocrema. Qui dice nutre ed idrata 24 ore per una pelle straordinariamente morbida e vellutata. Profumazione irresistibile e seducente, si assorbe rapidamente e non unge. Tutto vero, a parte che io più che di nutrimento parlerei proprio di idratazione. Io ho una pelle da normale a secca, direi un po' più secca sulle gambe, e devo dire che questa era una crema che comunque io preferivo alternare a creme più nutrienti per il corpo, proprio più ammorbidenti. Questa sinceramente trovo che abbia come valore aggiunto effettivamente una grande facilità di assorbimento, un ottimo profumo e comunque una capacità di mantenere la pelle idratata e liscia, questo sì. Nelle zone un po' più secche sentivo che da sola non sarebbe stata sufficiente, se non alternata appunto magari a giorni alterni con creme un po' più strong. Però devo dire che se avete una pelle normale, se non avete particolari esigenze, ma anche da normale a secca, e cercate prodotti della grande distribuzione che siano efficaci, che funzionino, io questa crema di Leocrema ve la consiglio assolutamente. So che in tantissime la conoscete, è un prodotto stra famoso e assolutamente assolutamente di qualità, pagata meno di 2 euro credo, quindi proprio nulla da dire. Altro prodotto a bassissimo costo, ve ne ho parlato nell'ultimo video prodotti preferiti, io questo bagno doccia me lo sono bevuto, 500 ml di prodotto di Nani, bagno doccia rilassante, body wash relaxing, vento del sud, è un prodotto fenomenale. Anche qui parliamo di un'azienda italiana e anche qui parliamo di un prodotto ben formulato, con una certa attenzione, diciamo, pur non essendo nulla di naturale, eccetera. Delicato sulla pelle, un buonissimo effetto lavante, fa una schiumetta soffice e vellutata, buonissima. Ne basta poco, io ho abbondato solo perché piaceva da morire il profumo. Non essendo troppo aggressivo sulla pelle, abbondavo anche un pochino, proprio per sentire ancora di più questa profumazione che è divina. È un misto tra una profumazione tipicamente estiva, quasi tropicale per certi versi, però con un fondo molto caldo, dolce, di caffè, di cocco. È una profumazione favolosa. Io ho anche l'acqua profumata, lo sapete? Mamma che buono, mi piace tantissimo. Voglio sicuramente provare altri prodotti di Nani, altri bagno doccia, perché questo mi è piaciuto tantissimo. Procediamo così, random, con un prodotto casa. Questo è uno spray per l'ambiente, quindi da spruzzare nell'aria, di Elan, della linea Tonka Peperosa. Appunto una fragranza per l'ambiente. Se mi seguite sapete bene che io adoro questa linea, possiedo il profumo, che amo la follia, il profumo per il corpo, e un paio di anni fa a Natale mi era stato regalato anche la profumazione ambiente, che è identica, identica a quella corpo. Ed è divina, lascia questo profumo dolcino e caldo nell'aria che è meraviglioso d'inverno, ma io ho terminato in questo periodo perché lo trovo fenomenale, buonissimo. Esistono anche i bastoncini, c'è tutta una linea completa di questi prodotti, lo trovo fantastico. Poi ho terminato questo detergente intimo di Ecos,
Questo è quello alla camomilla, si tratta di una mini taglia, ne ho diverse, un po' perché l'avevo comprata io, un po' perché l'ho trovata in un kit e lo sto usando con gran piacere. Preferisco questo alla camomilla rispetto all'altro che non ricordo se è al timo o alla bardana, non mi ricordo. Lo preferisco sia per la profumazione che trovo più delicata, più fiorita, più femminile, più piacevole, ma anche per la delicatezza e la freschezza. Resta che è un ottimo prodotto, non irrita affatto, fa benissimo il suo lavoro, è abbastanza liquido come prodotto, però io mi trovo benissimo. Poi ho terminato l'ennesimo Deomilla, questo deodorante spray di Alchemilla e fiori di primavera. Ve l'ho già detto che l'azienda mi aveva mandato tutti i deodoranti l'estate scorsa, adesso ho in utilizzo l'ultimo. Questo è fiori di primavera, è un'ottima profumazione, molto delicata, proprio di fiorellini di campo, leggera, suave, molto adatta appunto alla primavera. Come vi ho detto altre volte, preferisco la versione roll-on, uno perché è più asciutta sulla pelle e due perché si sente un pochino meno l'alcol nel momento in cui lo spruzzate, però sono ottimi e io li trovo efficaci, mi sono trovata benissimo con tutti e lo sapete. Poi purtroppo devo buttare via, anche se non l'ho terminato, un altro deodorante. Dopo una vita, cioè un anno praticamente che uso questi, avevo voglia di provare anche altro e di rimanere comunque su un prodotto dal buon Inci. Ho dunque acquistato questo Natura Amica, l'ho preso da Tigotà perché era in offerta. Ho sbagliato io perché ero convinta di prendere la versione in stick, invece questo è il Deo Gel Allumeri Rocca, vedete, ha questi buchetti e nel momento in cui girate, adesso non lo faccio perché esce per davvero, perché il prodotto è quasi pieno, nel momento in cui girate la rotella esce il gel e poi lo spalmate sulla scella. Ora, non amo particolarmente la tipologia, proprio al di là del marchio di deodorante, non amo i deodoranti cremosi. A me piace che un deodorante dia immediatamente l'effetto asciutto sulla scella, questo è un mio gusto personale. Io di Natura Amica, sempre a questa profumazione talco, avevo provato la versione spray che mi era piaciuta tantissimo come efficacia. Avevo avuto l'unico problema dell'erogatore che si era inceppato a un certo punto, ma ho travasato, non c'è stato alcun problema. E mi era piaciuto. Si tratta di un deodorante 0% alcol, parabeni e alluminio cloridato, nickel tested, eccetera eccetera. Questo non mi è piaciuto niente, non mi è piaciuta neanche la profumazione. Io non assomiglia neanche vagamente alla profumazione spray, è come se fosse quasi rancido. Io vi assicuro che l'ho aperto, l'ho utilizzato 3-4 volte e poi niente, l'ho messo qui e questa profumazione così fastidiosa l'ho sentita da subito. Non vi so dire neanche se fosse particolarmente efficace perché io continuavo a sentirmi addosso questo profumo di rancido che mi ha fatto sì che io mi lavassi subito. Lo butto, non mi piace purtroppo. Poi ho terminato, passiamo alle unghie, solvente classico senza acetone di Parisienne, compro e ricompro e ricompro e mi trovo sempre bene. Poi passiamo un po' di salviettine varie, dunque le mie solite levatrucco di Auchan con cui mi trovo sempre bene, cioè non sono salviettine, scusate, cotoncini levatrucco, i quadrotti che insieme a questi di Auchan sono decisamente i miei preferiti. Poi ho provato questi altri di questo marchio che vedo da poco da Tigotà, si chiama Skin Station Soft Plus quadrotti 100% cotone e mi sono piaciuti molto, sono 60 cotoncini belli grandi, resistenti, non si sfilacciano, non mi sono dispiaciuti affatto, costano esattamente come quando è, quindi quando mi troverò da Tigotà o gli uni o gli altri a seconda di quale è in offerta li prenderò. Poi ne ho terminati una confezione di Licia, questi però sono quelli piccoli che ho usato solo per togliere lo smalto, non ho nulla da dire, funzionano benissimo, ma devo dire che i Licia, anche quelli grandi, anche per struccarsi, mi sono sempre piaciuti molto, sono fatti molto bene. Poi come salviettine ho terminato le mie solite salviettine di Tiger che io tengo in borsa, le trovo ottime perché sono ben imbevute dalla prima all'ultima.
lasciano le mani molto morbide e funzionano bene, puliscono bene le mani, hanno un profumo che adoro, quindi appena passo da Tigotà le prendo. Mi sono piaciute tantissimo e non me lo sarei mai aspettata queste salviettine struccanti di Nivea. Queste sono le 3 in 1 delicate salviettine struccanti per occhi, labbra, viso. Dice: pelle secche e sensibili, rimuovono anche il trucco waterproof e detergono con delicatezza, lasciano la pelle morbida e fresca, ideali per l'uso quotidiano. Lozione struccante Nivea con olio naturale di mandorla, 25 salviette. Allora, non immagino, io l'ho presa perché trovate in offerta. Sapete che io non mi strucco con le salviette. Può capitare se vado via e mi voglio portare l'acqua micellare, eccetera, oppure se una sera sono particolarmente stanca e voglio struccarmi velocemente. Quindi può capitare che io lo utilizzi così, ma poi detergo sempre il viso, oppure le uso per pulirmi le mani dagli swatch, eccetera. Io vi dirò che queste tanto mi sono piaciute che le ho tenute senza usarle per pulirmi per gli swatch, perché effettivamente ho trovato che fossero molto delicate sulla pelle. Io ho un viso, una pelle del viso che si arrossa facilmente, con queste non mi accadeva affatto, cosa che davvero spesso mi capita. Questa lozione, quindi questo senso di cremosità sulla pelle, io lo avvertivo e mi rimaneva sulla pelle, quindi rimaneva la pelle morbida e per nulla stressata. Struccavano bene anche parte del trucco occhi, quindi devo dire che se mi ricapita io le ricomprerò perché mi sono piaciute tanto. Altre salviette che ho terminato sono queste Baby Lindo Stenago con olio di argan, 72 salviette, queste sono quelle per i bambini che io utilizzo quando mi trucco, per pulirmi le mani mentre mi trucco, che utilizzo per togliere gli swatch, eccetera eccetera. Mi sono piaciute, sono imbevute dalla prima all'ultima, anche queste non danno fastidio alla pelle, funzionano bene. Preferisco le Baby 2000 che ho ricomprato perché sono ancora più impregnate e più efficaci, ma insomma a un euro circa mi sono trovata benissimo appunto per questo tipo di utilizzo. Un prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questa acqua micellare di Geomar Bio, acqua micellare 3 in 1, deterge, strucca e idrata, certificazione biologica EcoCert, 90% aloe vera. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho trovata molto efficace a livello di struccaggio anche per gli occhi. Io uso sempre uno struccante bifasico per struccare gli occhi, ma mi è capitato nei giorni in cui ero poco truccata o avevo particolare fretta di usare questa, e trovo che funzioni. Ha una profumazione un po' erbosa, si sente un po' l'aloe, non è buonissima, però trasmette comunque una sensazione di pulizia, di freschezza, dà una bella svegliata al viso, lascia il viso appunto pulito, non tira sulla pelle. Mi è piaciuta molto, potrei anche ricomprarla dovesse capitarmi. Ho terminato struccante bifasico Garnier Skin Active, struccante occhi express 2 in 1, tutti i tipi di trucco, anche waterproof, ultra struccante, fortifica le ciglia. Sul fortifica le ciglia io non so dirvi, sul fatto che sia un prodotto molto molto efficace per struccare qualsiasi tipo di trucco, assolutamente sì. Mi trovo bene con tutti i prodotti struccanti Garnier praticamente. Adesso ho ricomprato quello fresh, quello verde non bifasico, perché la sensazione di freschezza che mi dà agli occhi quello è impagabile, mi piace tantissimo, specialmente con questa mezza stagione, col fatto che un pochino mi lacrimano gli occhi. Credo di avere una vaga allergia, quindi arrivo a sera con gli occhi un po' provati. Quella sensazione di freschezza che mi dà la linea fresh di Garnier non me la danno questi. Mi piace che quello non abbia la parte oleosa, questo ce l'ha non particolarmente, ma ce l'ha. Comunque un ottimo prodotto che io vi consiglio sempre. Tornando alle unghie, ho terminato questo top coat di Kiko. Si tratta del Perfect Gel Top Coat, che si trova in combinazione con il suo smalto.
ne avevo un po', sto terminando anche l'ultimo, non mi dispiace affatto come effetto sulle unghie, come durata, come tutto quello che deve fare un top coat. Mi spiace solo che a un certo punto si secchi, come capita spesso al top coat effetto gel, cioè più che seccarsi si diventa un po' pappetta, fa i pallini sulle unghie e quindi smetto di usarlo. Ma dovesse ricapitarmi, cioè dovessi comprare uno smalto di quella linea e in abbinato c'è questo, non mi dispiacerà riutilizzarlo. Sempre unghie, ho terminato il mio mastevio, praticamente senza questo non faccio la manicure. Sono le dry drops di Kiko, le goccine che appunto vanno a mettere sull'unghia mentre lo smalto si sta asciugando per velocizzare l'asciugatura. Sono efficacissime, funzionano benissimo, si velocizza in effetti chiaramente l'asciugatura dello smalto, non sono unte, evaporano subito, potete fare subito qualsiasi cosa. Le preferisco agli spray. Perché mi pare che diano anche più lucentezza all'unghia, quindi io le prendo sempre e le ho di nuovo in utilizzo. Vi parlo anche di due tonici che in realtà non sono completamente terminati, sono quelli che io utilizzo adesso, però vedete, di questo ne abbiamo tanto così e di questo tanto così. Qui fuori ci sarà una rissa breve, non so se sentite i clacson, vabbè. Allora, questo è quello di Bottega Verde, linea avena, tonico viso extra dolce, pelli delicate o sensibili, senza alcol, senza profumo, con latte di avena di Palazzo Massaini, 99% di ingredienti di origine naturale. È un tonico che fa il suo, senza infamia e senza lode, direi. Tonifica vagamente, idrata, ammorbidisce un filo la pelle, non ha altri effetti, secondo me, abbastanza come dire, non facile nell'utilizzo, non lascia residui, sempre che non ne utilizzate troppo. Se abbondate sul cotone, un pochino appiccica la pelle, ma se ne usate nella giusta quantità, è un tonico che assolutamente fa il suo e che in offerta, in mancanza d'altro, potrei anche ricomprare. Non mi ha rubato l'anima. Mi è piaciuto invece tantissimissimo questo di Pixi, famosissimo, Skin Traits Glow Tonic con il 5% di acido glicolico. Quindi questo tonico dà il potere assolutamente illuminante, rinfrescante sulla pelle, è un tonico che davvero tonifica, elasticizza e illumina molto il viso. Ha questa leggera parte esfoliante dovuta alla presenza dell'acido glicolico, che io tollero facilmente sulla pelle, almeno in questa percentuale. È la prima volta che io provo il glicolico in qualsiasi forma di prodotto, ecco. Non avevo mai provato nulla e devo dire che io lo tollero facilmente, almeno in questa percentuale. Sicuramente voglio provare. Allora, ricomprerò questo prima o poi di sicuro. Ma vorrei provare anche altre linee al glicolico perché in tante me ne avete consigliate, so che ne esistono anche linee complete e così via, anche nell'ambito bio, quindi sicuramente voglio provare, non ora, perché avendo questa parte esfoliante non voglio, andando verso la bella stagione, andare a sensibilizzarmi la pelle, rischiare macchie, eccetera. Ma mi è piaciuto molto, molto. Trovato da Sephora nel reparto Minitalie. Poi passiamo un po' di mascherine, di una cosa vi parlerò il mese prossimo perché non ho finito tutto, quindi la mettiamo da parte. Allora, due maschere in tessuto, Hydra Bomb Garnier Skin Active, questa ha dall'effetto idratante, rivitalizzante, super idratante, lo sapete, mi piacciono tantissimo, fanno esattamente quello che dicono, ottime nel tessuto e nel taglio, mi piace tutto. E confermo il mio amore per queste maschere di Winter. Vi ho già parlato il mese scorso dell'altra maschera, che era quella anti-age, mi sembra. Questa è quella illuminante, con peptidi derivato dalla vitamina C, carnosina e acido ialuronico. Sono favolose. Io queste le trovo in un'erboristeria. Sono un prodotto italiano, GDP General Dietetics Pharma, di Genova. Mi sono piaciuta tantissimo.
Allora, sono delle maschere imbevute, ma non di siero, di gel. È piuttosto consistente il prodotto sul viso, restano ben adese al viso, assolutamente, pur essendo molto imbevute, non sgocciolano proprio perché il prodotto non è liquido, vanno tenute in posa dai 10-20 minuti, io l'ho tenuta anche una trentina di minuti. C'è talmente tanto prodotto all'interno che io le ho fatte due volte. Costa 5 euro una maschera di queste, ma facendola due volte è come se costasse 2,50 euro. L'ho adorata, mi è piaciuta tantissimo. Ho riscontrato effettivamente un effetto molto illuminante sulla pelle ed istantaneo. Ci sono tante maschere di questo tipo, cioè di questa azienda e di varie tipologie. Prima o poi le proverò un po' tutte. Non le ho ancora ricomprate, ma le comprerò senza dubbio. Mi piacciono tantissimo. Se le trovate in giro, vi consiglio di provarle. Altre mascherine, ho terminato questa confezione da 5, se non mi sbaglio, coppie di patch per gli occhi di Patchology Flash Patch Restoring Night Eye Gel con retinolo. Sì, 5 paia. Anche questi li ho presi da Sephora, pagati mi pare 14-15 euro, quindi non poco. In teoria sono prodotti in gel che andrebbero applicati prima di andare a letto per poi dormirci la notte per farli agire di notte. Quindi dovrebbero rielasticizzare la pelle, decongestionare la zona, alleviare le linee sottili. Allora, ho provato di notte una volta, ma li perdete, non ci stanno attaccati tutta la notte. Li ho provati quindi utilizzati come normalissimi patch occhi o la sera o al mattino. Sì, nel senso che hanno un buon potere decongestionante, secondo me fanno un buon effetto rivitalizzante, però non ho visto altri risultati se non questo appunto, sgonfiano un pochino la zona, la rinfrescano, danno sollievo. Mi aspettavo un pochino di più per la presenza di retinolo soprattutto. Trovo che nell'alta profumeria, tra virgolette, siano, cioè, diciamo a costi elevati, siano molto più efficaci gli Eye Stress Relief di Estée Lauder o quelli di Shiseido, che sono sempre a retinolo, se non mi sbaglio. Quindi non credo che questi li ricomprerò. Non sono male, ma per il prezzo che hanno, a mio avviso, non ne vale la pena. Ho terminato qualche prodotto make-up, un po' sempre solite, devo essere onesta. Questo mozzicone che però ha ancora la punta, quindi lo utilizzo ancora almeno una volta, della mia solita Creamy Color Comfort Lip Liner di Kiko in numerazione 303, che è il mio nude perfetto. Questa matita è esattamente il colore delle mie labbra e sapete che io adoro la qualità di queste matite di Kiko. Sono morbide, non seccano le labbra e durano tutto il santo giorno, le amo. Un'altra matita purtroppo terminata è questa, che è sempre una matita di Kiko, questa è una matita nera, era uscita nella collezione Asian Touch, infatti sembra lunga, ma da qui in poi non c'è più mina, infatti io non riesco più a temperarla assolutamente, cioè mi rendo conto nel temperarla che la mina è proprio finita, arriva qui, erano molto lunghe, quindi di fatto mi sono resa conto che la mina aveva la lunghezza di una qualsiasi matita. Adoro, adoro, adoro questa matita. Ne ho un'altra che non ho ancora aperto e ho paura ad aprire perché ho paura di finirla. Purtroppo era un'edizione limitata, è una matita nera così scrivente, così morbida, ma allo stesso tempo che si fissasse così bene sugli occhi. Sfumabile se la utilizzate come eyeliner sfumato, precisa se la utilizzate come eyeliner preciso. Resistente anche nelle waterline, sia sopra che sotto, io difficilmente l'ho trovata. È meravigliosa. Io spero che Kiko la rifaccia in qualche linea o che la metta in permanente perché è fantastica. Ho terminato poi questo mascara di Alika Cosmetics. Questo mi era stato inviato dal negozio Maki Chic. Questo si chiama New Volume Feline. È un mascara fatto così. Con questo scovolino a palline, lo scovolino è fatto molto bene, i peletti sono corti,
e molto molto precisi, è flessibile, vedete, riuscite a prendere tutte le ciglia, anche le più corte, non fa grumi, mi è durato tanto come in termini di tempo dall'apertura, non ha mai iniziato a fare grumi neanche verso la fine, semplicemente ha smesso di esserci prodotto, di prelevare prodotto. L'aspetto che mi è piaciuto di più di questo mascara è un volume molto ordinato. Il risultato era molto elegante, ciglia molto ordinate, molto lunghe e aperte a ventaglio. Non è uno di quei mascara che fanno quel volume molto presente, soprattutto alla base. Proprio allunga, le apre e le mette in ordine, un buonissimo nero, ottima la durata e sicuramente un buon mascara. Poi ho terminato l'ennesimo Fit Me di Maybelline, il correttore in colorazione 20, che è il mio prodotto copriocchiaie preferito in assoluto, coprenza medio-alta, sfumabilissimissimo, mi dura tutto il giorno, non mi va nelle pieghe, ha una consistenza piuttosto sottile, si ferma lì dov'è, fissato con la cipria, mi dura per sempre, ne ho già un altro ma ho sempre la scorta. E poi io credo forse uno dei miei 5 fondotinta preferiti della vita, che è un fondotinta da drugstore che io ricomprerò finché lo faranno. È il L'Oreal Infallible 24 ore matte. Io ho avuto la fortuna di trovarlo in questa colorazione che è la 11 Vanilla. L'ho trovato solo su Amazon, nelle profumerie la più bassa che ho visto è la 13, che però è un filo rosata. Questo era il colore perfetto per la mia pelle in inverno. Ora passerò al 20, verso la primavera, già utilizzato più volte anche il 20. Questo è un fondotinta perfetto. Ha una texture sottile, morbida, non si vede sul viso, minimizza i pori, non va nelle pieghe, dura tutto il giorno, mi mantiene il viso mattificato, mi dura anche con le alte temperature. Non va nelle pieghe, non si spezza, non mi lucida, ha questo finish assolutamente naturale pur avendo una buonissima buonissima coprenza. Adoro, amo questo fondotinta e non l'ho ancora ricomprato perché ne ho altri, aspetto, ma mi piace da impazzire e ve lo consiglio assolutamente. Ho terminato anche questo mese e spero di esservi stata utile in qualche modo. Vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!